Festa ieri sera a Modigliana al Teatro dei Sozzofili per la banca di credito cooperativo Ravennate Imolese, che ha celebrato i 25 anni della filiale nel piccolo comune forlivese. 25 anni passati a sostegno del territorio, celebrati in una festa dal sapore particolare, perché quella filiale venne inaugurata dal presidente delle fabbriche un quarto di secolo fa nella centralissima via Garibaldi, contribuendo fra le altre operazioni ad aiutare l'arricchimento del territorio sia in campo economico sia in campo sociale, come per esempio per la ristrutturazione dello stesso teatro comunale. Per la BCC Modigliana rappresenta la prima filiale che viene aperta dopo la liberalizzazione delle filiali per le piccole banche, no? La possibilità di aprire filiali che noi non avevamo, avevamo solo dove c'erano state delle BCC che avevamo incorporato, quindi avevamo Granarolo, Cotignola, avevamo Tredossio, e Modigliana non potevamo aprire uno sportello perché non c'era ancora la possibilità, la legislatura non ce lo consentiva. E quindi la ricordiamo come un evento importante, non una realtà. Modigliana è molto più grande di Tredossio, un paese che era molto più, anche sotto l'aspetto industriale, più forte purtroppo di quello che sta vivendo adesso. È comunque una realtà viva, diciamo, e quindi eravamo curiosi di vedere l'esperienza delle filiali come andava a finire. È una delle ultime filiali aperte dal presidente delle fabbriche, che è morto nel 92, quindi è stato un momento per me, giovane consigliere entrato dentro, quindi la ricordo con affetto questi momenti che abbiamo vissuto, che rappresenta oggi Modigliano una realtà. Nella media delle nostre 47 filiali è nella media alta. Sono passati 25 anni e la presenza della allora Cassolale, ora Banca di Credito Cooperativo, si è fortemente radicata nella cittadina di Modigliana, perché contiamo circa 500 soci, abbiamo oltre 2000 clienti e soprattutto quello che credo sia importante, che era forse il motivo per cui dalle fabbriche, il presidente delle fabbriche aveva inteso portare avanti questa iniziativa, si è veramente realizzato quel volano finanziario che rappresenta la missione principale delle casse rurali, ora banche di credito cooperativo, cioè il senso di raccogliere i risparmi che vengono raccolti dai depositanti, che ci vengono affidati dai soci, vengono poi riimpiegati sullo stesso territorio. A Modigliana si realizza proprio questo, anzi, negli ultimi tempi, con l'intervento della banca corporate del gruppo delle banche di credito cooperativo, che è ICREA Banca Impresa, abbiamo più che reinvestito, nel senso che quello che si raccoglie ha portato a dei finanziamenti sul territorio, sulla piazza di Modigliana, di cifra superiore, grazie appunto all'intervento di ICREA Banca Impresa. Io intanto ero presente in amministrazione nella fase in cui si partì nella realizzazione di quella che è oggi la BCC presente a Modigliana, e ho vissuto quindi la parte procedurale quando ancora con il compianto dottore delle fabbriche, e oggi dopo 25 anni andiamo a verificare una realtà che ha saputo inserirsi perfettamente sul territorio, che è parte attiva soprattutto sotto l'aspetto di rispetto verso le nostre famiglie e soprattutto verso le nostre aziende, perché abbiamo bisogno di avere una banca amica che ci aiuti soprattutto nei momenti del bisogno e che sia sempre pronta in qualche modo a venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini. Credo che un po' la missione della banca di cooperativo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si è modificata, o meglio, si è affiancata a quella di sviluppare iniziative economiche, impresa, anche quella di sostenere quelle imprese e quelle famiglie che andavano in difficoltà, e quindi sono stati numerosi anche gli interventi di moratoria sui finanziamenti concessi, ma anche di anticipo della cassa integrazione, perché purtroppo la città di Modigliana è stata fortemente colpita anche da questo tipo di problematica. Crediamo che ora le prospettive di una ripresa ci siano, e quindi ci piacerebbe, anzi auspichiamo, di poter tornare a fare quella parte più interessante, migliore, piacevole del nostro impegno.